Sabato, 1 gennaio. Il Vangelo di Luca 2:18-21. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. In questo bel giorno di inizio anno, nelle nostre case certamente risplendono le lucine dei presepi. E ricordo che quando ero più giovane pensavo che queste lucine fossero innaturali. La lucina accanto alla statuina, in posti dove normalmente non c'è nulla di luminoso, vicino alla pagliuzza, vicino all'alberello, sulla montagna, a caso, nel sentiero. Ma se noi non abbiamo neanche tutte le strade illuminate dai lampioni. Poi mi sono detto che queste lucine in fondo non sono false, perché rappresentano la realtà com'è sfavillante quando la abita Dio. Il presepe poi è questo, è Dio che abita in mezzo a noi, è l'Emanuele presente, e allora tutto diventa luce. Maria meditava proprio questo nel suo cuore, forse, quando vedeva accanto a lei e accanto al bambino e a Giuseppe persone luminose che arrivavano portando con sé una gioia che era anche la sua. E allora credo che in questa giornata adatta per i nuovi inizi possiamo contemplare anche noi la luce. Possiamo vederla presente nella nostra vita e all'inizio dell'anno meditare anche noi su questa luce che circonda ogni cosa è la strada migliore per nuovi inizi. E non dimentichiamo che a questa luce è stato dato un nome, Gesù, l'Emanuele, il Dio con noi. È Lui la luce della nostra vita in ogni giorno di questo nuovo anno. Buon anno a tutti!